Ciao a tutti e buon anno. Come si suol dire, anno nuovo, rubrica nuova. Inizieremo una serie di video sul retro gaming per Raspberry, Arduino e mini sistemi, sperando di incontrare il favore di tutti voi. Buon divertimento! Per prima cosa occorre entrare su GitHub, sul repository Luigi Morelli che corrisponde a Moreware, accedere. E qui vediamo una lista di programmi, l'ultimo dei quali è Santa vs. Robots, che è il programma che vogliamo utilizzare oggi. Si tratta di un programma Sketch, che potremo salvare. Sono dei file WAV, dei file PNG, e tutti quanti gli elementi caratteristici di un file Scratch. Dopodiché apriamo il nostro Scratch. Scratch.mit.edu. E qui abbiamo due possibilità. La prima è quella di salvare, scaricare sul computer una copia del programma, oppure possiamo iniziare a creare direttamente online ed eccoci qua nell'ambiente di sviluppo. Noi in realtà non abbiamo bisogno dell'ambiente di sviluppo, ma possiamo caricare direttamente il file che abbiamo appena scaricato sul nostro computer. Download Santa vs. Robots. Carichiamo il progetto. Ed eccoci qua. In alternativa possiamo lanciare Scratch direttamente dalla nostra interfaccia, caricare il desktop. E caricare il file che abbiamo appena scaricato. Qui abbiamo il nostro file con tutti gli elementi utilizzati. Adesso vediamo come funziona. Il gioco è semplicissimo. Basta premere sulla bandierina verde. Qui abbiamo i record o semplicemente il tipo di elementi particolari che dobbiamo raggiungere durante il gioco. Abbiamo slime, 30 secondi e così via. Notiamo anche la colonna sonora che raccoglie tutta una serie di simpatici motivetti e strane natalizie moderne e meno moderne. Possiamo scegliere il tipo di personaggio con cui giocare. Via. Con le freccine andiamo con questi giochi, ma come vedete è abbastanza divertente. Aiuto! Niente da fare, non sono proprio tagliato per questi giochi. Comunque il record combinato che ho raggiunto finora.
avere il numero delle vite, aiuto, 1, upla. Niente. È comunque divertente. Mi sto avvicinando allo stare ben un minuto. Buon divertimento. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.